Eccoci qua, rigorosamente in diretta. Buon lunedì a tutti, benvenuti in diretta, puntata di inizio settimana, puntata spumeggiante con tante cose da vedere. Un ospite a me molto gradito che mi tengo un paio di minuti lì, insomma, voglio dire, perché così facciamo, non vi spoilerò nulla velocemente. Allora, schiarimento di voce in diretta ci vuole sempre, quello ci vuole sempre. Allora, primo posto Riccardo Collo, buon inizio settimana a tutti. Massimiliano, Max Morando, buongiorno a tutti dal Principato del Campasso di San Pier d'Arena, Nicoletta Mazza, buongiorno Marco, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. I primi tre, il solito podio, ovviamente benvenuto in diretta, non si vince assolutamente nulla nel più puro spirito olimpico. Poi ancora Sergio Minetti, buongiorno da Sestri Levante, ma siete davvero tanti, vabbè, dai. Daniele La Vittoria, buongiorno. Antonio Spaccavento da Molfetta, buona giornata, buon lunedì mattina. Marco, benvenuto, nonché tifoso della Sampdoria, molto aulico, già a lunedì mattina. Buongiorno Paolo Marromao da Savona, buona giornata a tutti i partecipanti alla trasmissione, benvenuto in diretta, replica. Antonio Spaccavento da Molfetta, Paolo Marramao, che stamattina appare proprio scatenato, Enrico Nicolini, buongiorno a tutti gli amici, benvenuto in diretta alle 7:30, 6:30. Vi siete ripresi dalla questione ora solare, ora tutte ste robe qua. Nicoletta Mazza con il suo blu cerchiato. Siete davvero tanti, grazie. Allora, iniziamo la settimana, partiamo come quelli bravi, facciamo vedere al nostro ospite che è nello studio B, lo studio B tra i tanti studi che ha, benvenuto in diretta. Allora andiamo con la sigla e poi andiamo a salutare appunto chi è venuto a farci visita questa mattina. Ah, benvenuto in diretta. Vai con la sigla. L'Unificio Parodi Santorcese vi invita a seguire Benvenuto in diretta. Buongiorno e ben ritrovati a Benvenuto in diretta, quattro chiacchiere in libertà con chi ci segue da casa. Come state? Ben svegliati? Ma adesso seguiamo la trasmissione. Vi volevo dire che anche io mi diverto a vedere Benvenuto in diretta. Ula è proprio simpatico e un me fa mui da urie. E vabbè, se lo dice anche lei. Allora, intanto saluto Enrico Vottero, grande Marco, benvenuto. Vabbè, vabbè, vabbè. Adesso state un po' a vedere, eh. Facciamo la clip, l'intro e poi subito l'ospite in studio. L'intro di saluto. E vabbè, buongiorno, E vabbè, che buongiorno. foto che hai usato! Perché? Perché nel senso alle 7:30 del mattino non posso essere come in quelle fotografie. Sei sempre stupenda, Valentina Stupenda. Starnecchia, stupenda. È Buongiorno a inutile. tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, Buongiorno. intanto la presentazione, benvenuta in diretta Valentina Scarnecchia. Nelle sue ricette la simpatia non manca mai, ma anche ovviamente le cose buone, però insomma grazie per essere con noi. Tu sai quanto piacere ho di averti qui in diretta, di raccontarci e raccontare, tenerci un po' di compagnia questo, e poi di averti tirata giù dal letto, insomma, voglio dire. No, perché so che tu ti Sì. alzi molto presto, abbiamo visto le gemelline che non ti fanno Esatto. sicuramente dormire. Infatti Come sono va? chiusa in un bagno tipo bunker. Spero che mi vediate e mi sentite bene. Ma assolutamente sì, in tutto il tuo splendore, ovviamente, e grazie per essere con noi, Vale. Io penso che questo Grazie a sia te. un bel regalo ai tanti, soprattutto affezionati, perché io il numero non lo conto mai, ma conto invece quanti sono affezionati. Hai visto, insomma, quanti già alle 7, questi kamikaze della mattina, eh? Va Ce bene. ne Ah, hai, eh? no, 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 sono dei kamikaze, guarda. Allora, intanto saluto
particolare invece Edoardo De Iorio, che ieri si è scofanato, mi sembra, 42 chilometri di maratona a Roma. Le foto, che lui è un maratoneta, però lì a Roma, più che la maratona, ho visto le fotografie davanti a una pasta lacrice, una carbonara, quelle robe lì. Insomma, la carbonara. Partiamo dalla anche carbonara. Tu ieri hai dato dentro, perché ho visto su Instagram. Vabbè, dai, ma quello lì, insomma, ormai si gira un po', ci si dà dentro e si fa, perché insomma, devo dire che insomma è sempre un piacere. Vuoi che partiamo dalla carbonara? Da dove vuoi che partiamo? Da dove vuoi tu? Come iniziamo la settimana? Da cosa stai facendo in questo periodo? Ecco. Allora, brava. Guarda, allora ieri innanzitutto mi è successa una cosa spiacevolissima, mi è stato hackerato il mio profilo Instagram. Ah no, abbiamo delle comunicazioni di servizio allora. No, questo, partiamo da questo. È stato proprio brutto, guarda. In realtà io che sono una persona così attenta che non mette mai password né nome utente da nessuna parte, stavo chattando con una mia follower, la quale mi stava chiedendo delle indicazioni su una ricetta e a un certo punto mi scrive se per favore la posso votare a un concorso per blogger, e io le dico certo, ci mancherebbe altro. Allora mi manda un link. Mi chiede di copiarlo e incollarlo, faccio questo procedimento e in un secondo dopo sono stata praticamente disconnessa dal mio profilo e avevano cambiato già password e nome utente. Quindi immaginati per me che diciamo che danno. Perché sai, io uso Instagram un po' per gioco, ma poi tantissimo anche per lavoro, quindi assolutamente, a quel punto ho attivato una macchina di conoscenze, perché guarda, se no non me l'avrebbero mai più ridato il profilo. E alla fine, dopo varie peripezie, tutto il pomeriggio dietro a questa cosa qua, sono riuscita a farmelo ridare, ma non è così semplice. No, assolutamente no, ma voglio dire, insomma, diventa ovviamente già un grosso problema, insomma, un grosso problema per chi magari ha piacere, ma poi insomma, vuole dire, è la nostra privacy, no? Se anche magari una qualsiasi persona lo usa anche per più che giustificato divertimento, figurati poi quando sei, come dire, ci stai lavorando, comunque fai tutte le tue attività con quello. Guarda, ma hai risolto comunque, è stato un po' come avere i ladri in casa. No, assolutamente sì, perché voglio dire, il danno c'è. Hai risolto tutto adesso? Ho risolto tutto, tutto a posto. Ma mi rendo conto che se non fossi stata un po' raccomandata, diciamo, no? Se non avessi non sarei riuscita così facilmente, non sarebbe stato così facile. Quindi invito tutti a non cliccare mai nessun link, neanche se ve lo manda il vostro migliore amico, perché questa ragazza, poverina, le avevano anche raccontato qualche minuto prima. Quindi allora io stavo parlando con lei. No, è un po' come quando mi scrivono delle belle diciottenni che vorrebbero, che spasimano per me e vorrebbero purtroppo sì. No, io dal pezzo che mi scrivono queste meravigliose diciottenni che praticamente non hanno nulla da fare altro che chattare con me, quindi uno magari poi ci crede anche, ecco. Stemperiamo assolutamente. Allora ti ringrazio ancora a misura maggiore di essere qua con noi, ma posso immaginare, perché sono davvero problemi. Salutiamo un po' di amici. Allora, Giorgio Ministrini, accademico della cucina, buongiorno Marco. Io voglio ricordare che tra l'altro stamattina c'è la presentazione di Tavole Doc, ve l'avevamo presentata nei giorni scorsi, Mario Cucci, quindi una cosa importante questa mattina che viene presentato, un valore importante, un valore aggiunto per tutta la ristorazione ligure e genovese. Caterina Caviglione, salutiamo. Alessio Bianchi, il signore dei canestrelli, il campionato mondiale del canestrello, 7 maggio, insomma, no, c'è mica una roba da ridere, c'è veramente da, no, c'è veramente da scofanarsi. Ecco, Edoardo De Iorio, che ha fatto la sua maratona di Roma, dice: dopo una maratona bisogna recuperare carbonara e coda alla vaccinara. Non lo sapevo questa cosa, però insomma, vabbè, se prima però per farsi una carbonara, per farsi una carbonara con la vaccinara bisogna farsi 42 chilometri, la vedo male. Due insieme poi sono Aveva insomma 42 chilometri, vabbè, insomma.
No, scusa Caterina, che rido per quello che hai detto Marco, cioè nel senso per il fatto che mi scrivano queste signorine, ma non ci sono proprio niente, lo troverai quasi normale, vabbè, buongiorno a tutti, no vabbè non penso. Caterina Caviglione, poi Paola Fedele e ci saluta, insomma vedi un po' di amici che ci vengono, questi kamikaze della mattina. Senti Vale, ci prendiamo un minuto perché voglio far ricordare alla redazione i tanti amici che ci danno una mano con le loro condivisioni, le loro collaborazioni. Intanto invito anche i miei kamikaze, insomma, chi ci segue a condividere sul proprio profilo personale, perché così non mi costa niente, aumento le visualizzazioni, insomma. Questa è una roba. Ah beh, condividete, dai, allora, condividete. Tanto lì non si rischia nulla, fino lì. Seguite molto i consigli di Vale dal bunker segreto. Le piccole sono col papà, tutto a posto? Sento non è che di là, no, perché io mi sono ecco, non che sulla coscienza. Perché dormivano okay. Tutti ancora. E invece adesso sento che di là si sono svegliati, quindi... Ah, ecco, va bene, non ti vogliamo sottrarre, so quanto ci tieni e so quanto hai fatto uno sforzo a quest'ora e sei riuscito a combinare. No, lo faccio volentieri, grazie, per te, Marco. Ecco, grazie. Allora, tavolo di Doc Ligure, ci mandano a Grazie in Guida, ma poi questo lo ricordiamo dopo. Adesso un minuto, così la redazione... Insomma, quello che resta, quello che c'è della nostra redazione, vabbè, ci ricorda tutti gli amici che ci danno la mano. Sempre di più a seguire Benvenuto in diretta, sia in occasione della diretta, ma anche cliccando le trasmissioni registrate. Grazie a voi e grazie anche a Canti, gruppi come la radio su Facebook, Piemonte a trovare il portale di Genova, ma non solo. Grazie alla radio su Facebook e ogni mattina si collega alle 7:30. Grazie anche a voi amici, ci seguite e sempre di più condividete la nostra trasmissione sui vostri profili. Grazie davvero. Ed ecco la clip, ci rimanda alla radio su Facebook. When I met you in the summer. La radio su Facebook. Un progetto che cresce. Siamo in tanti nel gruppo e sulla pagina. Grazie da tutti noi. E vabbè, insomma, questa improbabile redazione con Bice Tomasa dalla Spagna che dice faccio book. Vabbè, insomma, cioè, voglio dire, se fa quello che si può. Salutiamo anche Marta Bruzzoni, consigliera, no, io ce la posso fare, ecco. Marta Bruzzoni, consigliera comunale. Vale, vabbè, insomma, ci hai dato, per fortuna, io ti vedo lì nel tuo bunker, no? Grazie, uno sforzo molto grosso. No, volevo dire, ci hai raccontato appunto di questa brutta avventura, e vabbè, questo perlomeno per fortuna si è risolto, quindi tutti ti possono trovare nelle solite modalità e va bene, e questo è perfetto. Per il resto invece ci siamo visti pochi giorni fa, devo dire, in una piacevolissima... Beh, ha una bella iniziativa, dai. Sì, assolutamente. Iniziativa. Sì. E quindi salutiamo anche Stefano Barla. Dicevo, però condividiamo un po', insomma, anche con gli amici, i nostri kamikaze, la nostra community, quello che stai facendo in questo ultimo periodo. Ma guarda, io sto lavorando tantissimo sui social, quindi su Instagram, con la pubblicazione di ricette, sia live che no. Ho tanti partner... sul territorio anche ligure, perché sì, lavoro tanto con diciamo aziende agricole, aziende un pochettino più grosse, quindi certo. Con loro, ma tutte di primo ordine, devo dire, con loro creiamo ricette, ma non solo, in realtà sono diventata un influencer a 360 gradi, perché ogni tanto mi capita anche di pubblicizzare dell'altro. Però è tutta roba che, devo dirti, io testo prima in prima persona e poi decido collaborare o no. Non sono mai grandi marchette fatte per puro guadagno, ecco. No, è un modo, una trasmissione di gusti, soprattutto fai bene, perché so che hai, appunto, come dicevi tu, grandi aziende, dal pesto, insomma, le cose, quelle che sono...
le nostre tradizioni che tu porti avanti, ma con la consueta professionalità che insomma, voglio dire, è ben nota. Allora salutiamo, non lo so se l'ho fatto, Stefano Barra, sì, ciao Marco, buon lunedì, qui in diretta 7:48, come dicono quelli bravi, quelli che fanno i DJ, no? Sai, quelli bravi che hanno queste voci profonde, cavernose, insomma, già alle 5 di mattina quando ti danno il buongiorno. Ma invece l'attività di scrittrice, perché voglio dire, tu soprattutto nel periodo di lockdown, quando ognuno di noi ha fatto cose stranissime, no, non è vero, tu, voglio dire, hai preso carta e penna in senso metaforico, invece sei moderna, io posso prendere carta e penna. Ma allora, diciamo che sono lasciata un po' indietro quello che è il romanzo rosa, perché giusto in lockdown avrei potuto scrivere una roba del genere, e sto redigendo, quasi finito, un libro che si chiamerà Il manuale della ciabatta croccante. Vuoi darci proprio l'anticipazione? Grazie. Già dal titolo. Saranno solo panini, grandi panini. Diciamo che io sono una grande fan del panino fatto bene, del panetto sì, il panetto proprio, però la ciabatta, che secondo me, diciamo che è il formato di pane più facile, no, da riempire, e ne vedremo delle belle. Adesso diciamo che più che una casa editrice sto cercando un'azienda, non lo so, che si occupa di queste cose, cioè preferirei farlo in collaborazione con chi ha la materia prima. Tanto ho notato ultimamente che l'autopubblicazione funziona benissimo, e quindi non necessariamente, sì, ecco, bisogna star dietro a un editore, se proprio devo dirla tutta, e quindi vediamo un po' come va. No, la ciabatta, quindi, insomma, il panetto, il tuo panetto preferito. Io lo chiamo panetto perché insomma siamo a Genova, che poi ho scoperto essere tanto la capitale dello street food di Genova, però insomma proprio, voglio dire, il panino tira forte, cioè, le tue preferenze sotto questo aspetto? Allora, io ho un panino che mangiavo in un bar che non esiste più da anni, quando andavo a scuola, l'ho provato a rifare perché me lo ricordavo benissimo, certo, e ha funzionato, certo, che è salsa di noci, prosciutto crudo, scaglie di parmigiano e funghetti sott'olio. Perfetto. È veramente molto 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 sfizioso, molto buono. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, io intanto volevo salutare, eccola qua, ce la posso fare, Valeria Reggi da Allumiere. Buongiorno Marco, buongiorno Valentina, ci saluta da Allumiere, che sta in provincia di Roma. Lei è una genovese che si è trasferita lì da un po' di anni, non si fa mai mancare il pesto, no? Cioè, il tuo rapporto con il pesto è una roba così... Beh, sì, cioè, nel senso che oltre sulla pasta, io diciamo ne faccio buon uso anche sul pane, sulla carne, al posto della salsa verde, insomma, sì, diciamo che qua si usa abbastanza. Assolutamente, assolutamente, ma dici anche una cosa giusta, perché poi storicamente il pesto nasce proprio anche prima di incontrare la pasta, nasce proprio come una salsa d'accompagnamento sia di carne che di pesce, quindi sei veramente, sì, è favoloso. Sì, è favoloso. Volevo soltanto leggere cosa scrive Giorgio Minestrini: tavole doc ligure, 50 nuovi ingressi in guida, 50 ristoranti recensiti, 50 destinazioni. Ricordiamo il grande Cucci, padron delle soste, ci sarà questa presentazione questa mattina. Allora, sai cosa facciamo adesso? Diamo di nuovo la linea alla nostra redazione, perché i nostri amici ci mandano le foto dei loro piatti, e sono tutti molto bravi, devo dire. Allora noi li facciamo vedere, no? E insomma, ci facciamo già venire appetito alle 7:30, anzi alle 7:51 di mattina. Esatto. Vado. Di benvenuto in diretta, ben ritrovati e un particolare saluto a tutte le amiche in ascolto. Eccoci qua ancora una volta con le foto che i nostri amici ci fanno avere. Le foto dei loro meravigliosi piatti. Partiamo da Nicoletta Mazza con la sua pasta patate cosse e zafferano. Stupenda. Poi Davide Tempestini con la sua pizza al pesto. L'ha mangiata tutta. Infine Valeria Reggi con le sue zeppole di San Giuseppe. Dolcissime. Fateci avere in redazione le foto dei vostri piatti e noi le pubblicheremo. Ci si vede. Vabbè, lui è carino. Vabbè, insomma.
No, ma anche tu ti ci metti, no? Perché, no, vuole dire, Matteo Pestello è molto apprezzato dalle nostre amiche a casa, che insomma, quando vedono Matteo Pestello, poi vedrai tra pochi minuti, quando poi ci salutiamo, vedrai anche il meteo, che invece ha più apprezzato dai maschietti, però insomma, queste cose. Quindi insomma, allora, la tua nuova avventura per quanto riguarda l'editoria è questo, insomma, mondo dentro il panetto, dentro la ciabatta. Ma Valentina Scarnecchia, adesso magari penso che insomma la tua vita mondana, insomma, voglio dire, con questo meraviglioso dono che ti poi arrivato, una vita mondana in questo sì, momento, però boh, dai, qualche volta insomma la cena ci scapperà, no, l'attimino, insomma, sì, quando sì, tu vai sì, al ristorante sì. cosa preferisci in senso generale, ovviamente? Io mangio la carne, sono una carnivora. Ok. Se no, se parliamo di pesce, mi piace andare nei posti non etnici, quindi non sushi, diciamo, no, però no, che certo. hanno del pesce crudo, fresco, che okay. mi piace molto. Il pesce però, crudo. Pesce crudo esisteva prima del sushi in Italia, non è? Esatto. No, se devo scegliere, scelgo la carne. Ok, sei ok. Allora, intanto guarda, Nicoletta Mazza, apprezzato come te, Matteo Pestello, e buona giornata Nicoletta Mazza e Paolo Maramao, Antonio Spaccavento, perché poi qui iniziano a salutarsi tra di loro, si scambiano ricette, insomma, tutte ste robe qua. E voglio dire, ecco, ti faccio una domanda. Allora, aspetta, no, Valeria Reggi, vedi che insomma escono fuori i fan. No, Valentina, ti seguo da quando ciao, eri Valeria. A Casalice e sei fantastica. Sì, perché io ricordo, tra l'altro, una tua trasmissione, io non ne ho perso una, che era quella legata al piatto forte, no? Cioè quelle robe dove tu ti scofanavi della roba, non da gentil signorina, no, ecco. Voglio dire, insomma, quinto quarto come se non ci fossero domani, tripli di qua, ho mangiato robe. Gli ogni. Hai fatto proprio il giro d'Italia, no? sotto questo aspetto, che ricordi sì, ne hai? Siamo partiti dal nord, siamo arrivati al sud, sì. Ma piatti di quelli very strong, no? Cioè, non ti facevi mancare nulla. La cucina ho italiana sotto questo aspetto. Tutto quello che ti viene in mente. Ma cosa succedeva? Dacci un po' poi ti arriva, ti danno, cioè viene preparato, mi ricordo com'era il format, cioè tu seguivi la cosa, poi era il momento dell'assaggio. Sì, ma sempre, però sai, considera che quel programma l'avevo scritto io, quindi ero io che volevo fortemente fare quella roba lì. Cioè io ero anche abbastanza esaltata di mangiare tutte quelle cose. Sì. E a me è piaciuto molto. Cioè, ho assaggiato delle cose che non mangerò mai più, probabilmente, perché è anche difficile da trovare su piatti. Assolutamente che sì, perché paese. Veramente. Ecco, ma però voglio tutto quello che ti sì, viene in mente l'ho mangiato. Ecco, poi tenuto conto a volte delle esigenze di produzione, a volte non è che uno potesse mangiare o a pranzo, per dire, cioè, allora magari non è che ti è capitato di mangiare alle 4 del pomeriggio piuttosto che alle 9 di mattina, alle 10 di mattina, non so. No, alle 9 di mattina, guarda, ricordo di un patè. No, infatti è questo il... un patè di Milza alle 9:40. Che la roba, no, insomma, Sina Borello ci saluta, buon inizio settimana ragazzi, galline aperte, sì, perché lei prima di venire qua da noi va nel pollaio, galline aperte, altro da mangiare, buon lavoro a tutti voi, quindi insomma le galline di Sina Borello sono a posto, sì, no, c'ha le ovette, anzi se ne vuol fare avere qualcuno in redazione, poi le ovette fresche le smazziamo. No, ti dicevo, quindi il patè di Milza per prima delle 10 di mattina al posto del caffè, del cappuccino, insomma. Guarda, meno male che ci svegliavamo alle 6, quindi sì, più certo. o meno verso le 9:30 era ora di merenda. Poi in realtà, per esempio, il patè di Milza, che è una cosa più difficile da sentire che da mangiare, perché in realtà è molto delicato. Sì, sì, assolutamente. Ho mangiato di peggio.
Trippe, robe del genere. Va bene. Allora, ci prendiamo ancora un secondo, perché come tutte le trasmissioni, anche lo spazio pubblicitario. Insomma. Quindi, sai, insomma, voglio dire, e così ci prendiamo un attimo, così vediamo un po' ancora chi è arrivato. Lo salutiamo, poi andiamo, facciamo rientrare i carrelli e ce ne andiamo verso lo scalo. Vado con la pubblicità. Qua, rigorosamente in diretta verso il finale di questa trasmissione, confesso, io vedo che Valentina tra un break, un servizio si muove, perché penso che vada a vedere come stanno le Ma mi piccole. sono Che si pettinato i chiama? capelli, Marco. Ah, ma no, ah, sì, anch'io durante i. Sì, grazie per aver fatto questa Ma hai uno menzione studio in diretta. bellissimo, volevo Sì, dirtelo. ti ringrazio, lo cambio ogni giorno. Immaginavo, guarda. Ogni giorno, sai, scelgo un'ala del palazzo dove poi mi. Bellissimo, Sì, poi guarda ti che ringrazio, ti esterno, ma ringrazio. Sì, è il meraviglioso. primo sole, è Malibu. Invece che San Pierdarena è Malibu, vedi, insomma, vabbè, voglio dire, Esatto. vabbè, ma per la trasmissione questo è dato. Le tue meravigliose bimbe, le gemelle, insomma, ce l'hai, come dire, mostrate in tutta la loro bellezza, nella tua comunicazione sempre garbata, devo dire, Che nei fatica, loro Marco. confronti. Tanto ricordaci i nomi per cortesia. Amanda e Ottavia. Ah, dai, no, perché che fatica? Sì, immagino, sì, dai, Sono vabbè, molto insomma. impegnative, sono molto brave, molto brave. Sono molto impegnative. Poi io ho fatto i figli tardi perché probabilmente se avessi 30 anni sarei più attiva e sprint. E Sì, invece sono vabbè, ora voglio dire, stanca, però starti vabbè, dai. dietro è difficile. Comunque, Mille soddisfazioni vabbè, e va dai. bene. No, vabbè, insomma, non. Fra un po' poi inizierai a cucinare i pranzi. Adesso cosa fanno? Latte, No, pasta, mangiano cos'hanno? ancora, però devo dirti che ho provato, cioè, per quanto riguarda la carne e il pesce, loro preferiscono ancora gli omogeneizzati, mentre il formaggio, il prosciutto, le uova, sto inserendo le nostre cose, a loro piacciono molto. Ho fatto dei tentativi con il pesce nostro e la carne nostra, ma è Ancora no. fallito miseramente, Secondo me e quindi passeranno siamo ancora direttamente. un po' sul vasetto, ma ci sta, guarda, io non sono contraria, anzi, è molto comodo e quindi va bene così. Ma poi, tra le altre cose, poi praticamente faranno il passaggio successivo al patè di Milza. Ma sì, perché poi in Così realtà anche direttamente. noi, figli degli anni 80, quindi figli della Plasmon, nonostante siamo cresciuti così, io mangio tutto, quindi non è Va bene, vero che non sei dai cresciuta su. bene, Vale. Sei Ma cresciuta sì, ma guarda, adesso ci sono bene. delle linee guida pediatriche, secondo me un po' nazi, ecco, diciamo, mettiamola Sì, così. no, E sì, insomma, quando dai, noi, insomma. sì, va bene il diabete, va bene tutto quello che è l'obesità infantile, tutto quello che vuoi, però qua, cioè, ci sono vie di mezzo, no? Nella vita. Assolutamente sì, spesso e volentieri, Quindi io anzi non molto sono così volentieri. rigida. Quando vorranno No, mangiare le nostre cose, le mangeranno, fino a quel momento non importa. assolutamente. Poi il pesto farà la sua Adesso comparsa, glielo dai. faccio un po' più leggero, Ah, provo a. sì, Adesso vedo cioè. se su internet riesco a trovare proprio la ricetta di un pesto fatto un po' più light Ok. e glielo farò. Basta che non gli metti una scofanata d'aglio, poi. Esatto, quelli sicuramente. Poverine, Aglio se no, no, anche il so. sale loro non No, possono mangiarlo pure. no, cioè, poverine, no. Va bene, allora, siamo quasi in conclusione. Io vado a recuperare, se
un attimo il meteo, così perlomeno chiudiamo in, come si suol dire, chiudiamo in bellezza. Ce la posso fa. Vediamolo, eccolo qua. Allora, noi andiamo a vedere il meteo, perché così è contento anche il nostro amico Enrico Nicolini, poi così ci salutiamo, io ti lascio andare e ti ringrazierò infinitamente per questo buon inizio di settimana che abbiamo fatto insieme. Allora, vedo se andiamo col meteo, vedo col meteo che gradita Enrico Nicolini. Io vado, Vediamo. Che bella giornata oggi con temperature primaverili anche di 20 gradi. Ma attenzione, da martedì il tempo peggiora e mercoledì potrebbe anche piovere parecchio. Avete gli ombrellini pronti? E nel fine settimana andranno giù le temperature. Pazza primavera! Bene, vabbè, insomma, hai visto perché Enrico Nicolini della Costa Azzurra piace tanto questo meteo. Vabbè, ne approfitto anche per ringraziare, io non li chiamo sponsor, ma amici che credono in questo progetto e che danno una mano a poterlo ovviamente realizzare. Vale, io ti ringrazio. Grazie davvero, a tutti, grazie davvero Marco. Davvero tanto, è stato per me un... è piacere immenso. Adesso ti libero dal tuo bunker dove giustamente ti sei andata a sistemare. Almeno ti hanno vietato, No, vabbè, insomma, dire, abbiamo fatto questa intrusione mattutina nella tua privacy. Io sono contento che ti sia risolto quel problemaccio legato al tuo profilo Instagram e alla clonazione. Poi magari sentiamo, ti racconto bene. Sì, assolutamente. Adesso, guarda, io ti lascio, ti saluto, ti ringrazio infinitamente. Prossimamente, proprio in questi giorni, oltre che al tuo profilo, ti possiamo appunto seguire. So che hai delle dirette, so che hai delle belle ricette, insomma, tante belle cose. Quindi vi aspetto. Va bene, ok, grazie. Un bacione grosso, ciao. E un bacione alle bimbe. Ciao, grazie. Ciao, Vale. Ciao. Vai. Corri. Ciao. Ok, grazie. Allora, grazie a tutti quanti hanno avuto il piacere di iniziare la settimana con noi questo lunedì 8:04, 28 marzo. Andiamo. Allora, un po' di appuntamenti. Tanto ringrazio ovviamente tutti gli amici che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo ancora adesso, vedo da casa. Ringrazio ovviamente Valentina Scarnecchia che ci ha tenuto compagnia in questa prima puntata della settimana che scavalerà tra marzo ed aprile. Ringrazio ovviamente tutti gli amici sponsor. Saremo più tardi, io penso, di offrirvi anche una diretta in questo senso alla presentazione ufficiale di Tavole Doc, una bella pubblicazione che viene presentata questa mattina presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, quindi una pubblicazione molto importante, molto bella, e quindi spero di potervi offrire anche in questo senso la diretta, ma vi darò poi comunicazione più tardi. Allora, intanto salutiamo. Scusate lo schiarimento di voce, ci vuole inizio settimana. Nicoletta Mazza, buona giornata Marco, buona giornata a tutti, buona giornata a tutti voi che siete stati con noi. L'appuntamento ovviamente è su tutte le condivisioni, quindi se potete, se ne avete piacere, se ci riuscite, se vi ricordate, insomma, fate un po' quello che volete, se potete condividere sui vostri profili personali queste nostre dirette. Ringrazio ovviamente tutti gli amici che condividono attraverso i vari portali che anche la nostra redazione, il nostro vice Tomata ha ricordato. Ringrazio in maniera sentita la radio su Facebook e condivide la nostra diretta, quindi insomma ci dà la possibilità di incrementare le visualizzazioni, ma soprattutto la cosa più importante è l'affetto che ci proponete. Valeria Reggi, che è stata insieme a Nicoletta Mazza e a Davide Tempestini, come dire, omaggiata, ma no, sono loro che hanno omaggiato la nostra trasmissione delle loro ricette, le abbiamo fatte vedere, continuate a mandarci ovviamente tutte le vostre ricette in modo tale che appunto che le possiamo poi condividere con tutti gli amici che ci seguono da casa, sullo smartphone, insomma, in tutti i molteplici modi con cui si seguono ormai le moderne trasmissioni sul web. Ci vediamo domani, altri ospiti, altri interventi, insomma, il consueto affetto, state con noi perché noi siamo lieti di stare con voi. Ci vediamo
domani. Vai con la sigla, in questo caso la sigla finale. A domani, ciao! Salumificio Parodi Santorcese vi invita a seguire Benvenuto in Diretta.